Ciao a tutti, cercherò in questo video di dare brevemente un'illustrazione del funzionamento delle principali dinamiche di gioco di Civilization The Board Game. Partiamo subito dalla scheda del giocatore, in questo caso abbiamo preso per esempio i romani. Ogni giocatore all'inizio della partita otterrà una tessera città per la capitale che può collocare in una delle caselle della griglia di partenza. Ve n'è una suggerita, ma è possibile anche collocare una delle altre. La città godrà delle risorse e commercio e quant'altro disponibili nelle 8 caselle che la circondano. In questo caso abbiamo 2, 4, 5, 6 martelli, quindi potrà produrre fino a un valore di 6, ha 3 di commercio, che al primo giro prendiamo subito in omaggio prima di iniziare, e godrà inoltre di un'unità militare e di un colono. Il turno si svolge nuovamente in 5 fasi. La prima fase consiste nel eventualmente costruire una nuova città, non lo possiamo ancora fare perché il nostro colono non è a distanza sufficiente di 3 caselle dalla città di partenza. È possibile anche cambiare eventualmente il proprio regime, che all'inizio è Repubblica, ma non abbiamo altri stili, regimi tra i quali scegliere, quindi rimarrà questo. Commercio. È la seconda fase, si contano quante sono i segnalini, sono 3, si sommano ai 3 che abbiamo avuto in omaggio all'inizio e arriviamo a 6, quindi potremo nella fase di ricerca ricercare una tecnologia di primo livello, se ne siamo di più potremmo essere secondo, terzo o quarto livello. Fase di gestione della città, la città può costruire. Cosa potrà costruire in questo caso? Un'unità militare, costa 4. Un nuovo colono costa 6, oppure un edificio. L'unico edificio che la nostra limitata tecnologia, cioè solo questa, ci consente di costruire è il trading post, il quale però costa 7, la città nostra produce solo 6, per cui non siamo in grado di costruirlo. In questo caso costruiremo un settler. Altre possibilità che abbiamo è devolvere la città alla cultura, in questo caso otterremo un segnalino cultura e uno in più per ogni capitello presente nei quadrati intorno alla città, in questo caso non ce n'è, quindi ne otterremo uno solo, oppure avvistare una risorsa, cioè prendere uno di questi. Questo poi sarà utilizzato in vario modo durante il gioco. Movimento: ogni unità militare disponibile si muove fino a 2 caselle. Esplorare una nuova scheda costa 1, in questo caso questa, posso esplorare questa, la colloco, e secondo movimento è bruciato, se questa si muove qui. Mentre, per esempio, questa scopro la nuova, a sua volta, quando scopro le colloco in modo tale che ci sia la freccetta ed eventualmente dove ci sono i simboli colloco le capannine. In questo caso muovo in questo modo. La ricerca, in questo caso ho, come abbiamo visto, commercio sufficiente per la ricerca, lo spendo e colloco una nuova tipo di ricerca. In questo caso abbiamo inventato la lavorazione del metallo per poter costruire le barracks, cioè le caserme. Finito il turno, gli altri giocatori muoveranno a loro volta. Secondo turno, nuovamente c'è la possibilità all'inizio del turno di costruire una città. In questo caso ho un setter a una distanza sufficiente per costruirla, lo elimino, costruisco una seconda città. Calcolo il commercio, in questo caso abbiamo il commercio precedente che era 3, la nuova città ha un ulteriore segnalino commercio, quindi ne ho 4. Poi abbiamo City Management, cioè ogni città produce come prima, in questo caso abbiamo la nuova città 1, 2, 3, 4, 6, 7 di produzione, quindi ha la possibilità effettivamente di costruire o una caserma o un trading post. In questo caso costruisco un trading post, lo colloco qua, e ho in questo modo incrementato le capacità della città che invece che semplicemente questo commercio adesso ne ha 2 e un capitello. Per quanto riguarda la capitale, costruisco una nuova unità militare. Movimento. Nuovamente si muove questo di 2 caselle, questo di 2 e questo se ne va da questa parte. E ricerca, in questo caso non ho sufficiente commercio per effettuare una nuova ricerca, quindi passo il turno. Ho già effettuato in questo modo 2 giri. Il gioco prosegue in questo modo cercando di raggiungere uno dei 4 obiettivi del gioco, che sono o quello di ottenere un certo numero, cioè 15 di queste monete che si ottengono attraverso varie carte e meccanismi, oppure raggiungere spendendo delle tessere cultura la posizione finale in questa scala di cultura, oppure attaccando gli avversari, ci sono poi da utilizzare queste carte per risolvere gli scontri militari, oppure ancora scoprire 15 tecnologie. Questo
questo è il gioco, ci sono poi vari punti difficili da costruire, ci sono molte grandi meraviglie da costruire e così via. È un gioco piuttosto complesso, ve ne ho dato soltanto una indicazione di massima del funzionamento. Rinvio alla scheda presente sul blog per maggiori indicazioni e commenti. Un saluto a tutti, alla prossima!